Bella raga, buongiorno, lo so che la regina non dice bella raga, ma c'è un motivo per cui io lo faccio. Allora, innanzitutto perché questo ormai è diventato il mio gesto, che tra l'altro è un omaggio, tanti auguri a te, alla neo novantenne regina, reginetta, perché in confronto a me è etta ovviamente, reginetta Elisabetta. E perché vi dico bella raga? Perché oggi vi porto a Roma. No, non ci muoviamo, la gita la facciamo virtualmente, ma vi porto a Roma perché vi parlo di, voilà, L'inganno dell'ipocassano di Mariano Sabatini, uscito a fine marzo per Salani Editore. Eccolo qui. Questo noir ambientato a Roma che vi parla sì della Roma bene, dell'alta borghesia in cui sono invischiati i fattacci di cui a breve vi parlerò, ma vi fa anche fare un giro bellissimo, ideale, della Roma vera, quella proprio di dagli tutta, no? No, dagli tutta sembra una Marcuzzi, dagli e basta. Ok, allora, cominciamo subito. Dunque, L'inganno dell'ippocastano, ve lo faccio rivedere, eccolo qui. Chi è il protagonista? Leonardo Malinverno, ma non è un commissario di polizia, non è un investigatore privato, non è Sherlock Holmes, non è neanche, non so, un passante che gioca a fare l'investigatore privato, e quindi direte voi chi sarà, è un giornalista del Globo. E è invischiato in questo caso molto particolare, anche molto truce, da risolvere, ma viene coinvolto indirettamente perché è un'altra giornalista, sua collega, che però scrive per la rivista, una rivista femminile di tendenza, Charm, Viola Ornaghi, a rinvenire il corpo di Ascanio Restelli. Chi è Ascanio Restelli? È un imprenditore di successo, più noto ai più come il commendatore Mazza e Cazzuola, non particolarmente, diciamo così, famoso per la sua bontà, per la sua signorilità ed eleganza, diciamo così, e candidato sindaco di Roma. Quindi già puzza un po' la storia, no? Sentite un po' un vago sentore delle vicende di mafia capitale che riecheggiano nel sottofondo, vero? Le sentite anche voi? Mafia capitale, quelle che, di cui tutti ormai siamo a conoscenza. Dunque, vi dicevo, Leonardo Malinverno trova questo, o meglio, si trova invischiato in questo caso da risolvere. C'è un cadavere, questo cadavere di Ascanio Restelli, del commendatore Mazza e Cazzuola, che viene rinvenuto da Viola Ornaghi perché questa giornalista era stata incaricata dalla sua capa, dalla sua bossa, Marcella Tavani, che è una specie di Miranda del Diavolo Veste Prada, se avete presente, che la incarica appunto di fare un'intervista a questo candidato sindaco di Roma. Cosa molto strana, perché effettivamente Viola non si occupa, quando scrive per Charm, di cose che riguardano la politica o l'attualità a questi livelli, quindi già la storia comincia un po' a puzzare. Però lei si reca di malavoglia, perché sta attraversando tra l'altro un periodo molto brutto dal punto di vista personale e familiare, si reca a casa, nella villa immensa di Ascanio Restelli, e lo trova morto. Particolare, truce, ma che dovete tenere presente, non ha più gli occhi, cioè a questa persona, a questo cadavere, sono stati cavati gli occhi, due buchi a posto dei bulbi oculari. Chiaramente sconvolta, chi chiama? Chiama l'ultima persona che ha sentito nel giro di 24 ore, ovvero Leonardo Malinverno, che si precipita a salvare la bella donzella e, diciamo così, a cercare di aiutare questa bellissima donna, perché dovete sapere che Leonardo Malinverno è molto, molto sensibile alla bellezza. Lui è un bell'uomo, è un quarantenne, scapolo, piacente, affascinante, elegante, anche se di quell'eleganza un po' sfatta, no? Che piace tanto alle donne, mi ci metto anch'io, presente, e che si può permettere di avere le sue avventure amorose, ma senza coinvolgimenti sentimentali, perché lui ha qualche problema con i sentimenti, e quindi si precipita da Viola, che però è solo una collega e solo un'amica apparentemente, e sottolineo apparentemente. Ebbene, il caso da qui comincia, cominciano le indagini, ma c'è una cosa molto bella che secondo me è il punto di forza del romanzo. Iniziano le indagini, ma non troverete un Leonardo Malinverno, né tantomeno una Viola Ornaghi, che vestono i panni degli investigatori privati per risolvere questo caso, perché un vicequestore aggiunto, che è molto amico tra l'altro di Leonardo Malinverno e di Jacopo Querci, è presente, è ben presente come figura
che incarna proprio la polizia, no? Quindi il ruolo delle istituzioni per risolvere questo caso. Però ovviamente Leonardo Malinverno dà il suo contributo e dà il suo contributo alle indagini, ma perché? Perché in primis lui deve adempiere al suo compito di giornalista. Giornalista, ripeto, del Globo, che è famoso per le sue inchieste scomode, per le sue inchieste scottanti, e ovviamente deve portare a casa non solo il pezzo quotidiano, ma vuole fare una vera e propria inchiesta per cercare di capire di più, proprio perché Ascanio Orestelli è candidato sindaco di Roma e non gode assolutissimamente di buona fama in quel di Roma. Detto ciò, allora, questo noir perché mi ha colpito moltissimo. Io, allora, dimenticate tutto quello che può essere il noir o il thriller d'oltreoceano. Dimenticate i vari Poirot, i vari Sherlock Holmes, i vari Maigret. Dimenticate, semplicemente dimenticate, e immergetevi completamente in un'atmosfera romana ironica, divertente, molto oscura, che, come vi ho già detto, rievoca un po' i fattacci di Mafia Capitale, perché assolutamente Mariano Sabatini vi immerge nella Roma bene, nella Roma dell'alta borghesia, ma vi fa vedere tutti i risvolti oscuri, tutti i misteri, quello che si nasconde dietro quel velo neanche troppo sottile di ipocrisia e di finto benessere, no? Vedete come sono molto poetica, no? Il velo di ipocrisia. Vabbè, comunque dicevo, momento pubblicità e ego finiti. Dicevo, perché questo romanzo mi ha colpito? Per due cose. Allora, in primis abbiamo un protagonista che non è soltanto, non veste soltanto i panni così per gioco, come vi dicevo, dell'investigatore privato, ma lui vuole, diciamo, innanzitutto scoprire quello che c'è sotto questo fatto per portare a casa il pezzo, per portare a casa l'inchiesta. Quindi è un aiuto ulteriore a Jacopo Guerci, che, come vi dicevo, è il vicequestore aggiunto della situazione. E poi Leonardo Malinverno non viene soltanto descritto come l'investigatore giornalista asettico, privo di sentimenti o privo di conflitti interiori. C'è una sfaccettatura psicologica dei personaggi, ma non soltanto di Leonardo Malinverno, anche di Viola Ornaghi, delle sue vicende sentimentali, di tutto quello che ruota attorno ai personaggi di questo libro, che è molto particolare, perché non si trova facilmente, secondo me, in un noir o in un thriller una sfaccettatura psicologica di questo tipo, come la fa Mariano Sabatini. Dunque, il secondo punto di forza invece è questo: c'è un'ironia, ci sono anzi un'ironia e una leggerezza che sono tipicamente italiane. Ma in che senso? Non trovate pizza, mandolino, eccetera, trovate proprio un'ironia che è una leggerezza che assomiglia quasi a quella calviniana, no? Cioè di riuscire a vedere le cose sopra, come se voi... Vi faccio un esempio. Avete presente quando voi dal grattacielo, da un grattacielo altissimo di New York, guardate tutta la città di New York e vedete tutto, cose belle, cose brutte, ma siete super partes? Ecco, una sorta di leggerezza di questo tipo che rilassa moltissimo il lettore, perché voi vi mettete lì e avete qualcuno che vi racconta una storia intricata, ma allo stesso tempo ne siete coinvolti perché guardate tutto e potete giudicare dall'alto. Quindi c'è questa leggerezza, ripeto, questa ironia di fondo che secondo me è fondamentale, ma allo stesso tempo riscontrerete dei particolari molto truci, dei particolari molto duri, non ultimo quello di cui vi accennavo prima e che, ripeto, dovete tenere presente per tutta la durata del romanzo, il fatto che al cadavere di Ascanio Orestelli mancassero gli occhi. E anche questo va ad inficiare ulteriormente, va, diciamo così, a farvi proprio il solletico, no? A incuriosire il lettore, che è portato a ridere, a sorridere quando legge L'inganno dell'Ippocassano, ma anche ad essere coinvolto rispetto alle vicende che vengono raccontate. In ultimo, dunque, io ho letto moltissimo di riferimenti alla scrittura di Mariano Sabatini, che è una scrittura briosa, una penna proprio luminosa, ecco, riferimenti ad un andamento molto simile a quello dei romanzi di Gadda. Io invece ci ho visto qualcosa che, secondo me, riprendendo appunto lo stile tipicamente italiano, qualcosa che secondo me si avvicina molto a Sciascia, e adesso vi spiego perché. Io non so se voi amate Sciascia, se avete mai letto, cioè, Il giorno della civetta o Todo modo. Voi troverete una complessità di fondo, in Sciascia chiaramente
radicata e molto molto forte, ma allo stesso tempo trovate quell'umorismo di eredità tipicamente anche pirandelliana, che non vi aiuta mai a risolvere moralmente i problemi e i casi dei protagonisti dei romanzi, dei polizieschi, ma che allo stesso tempo vi allieta la lettura e vi fa andare avanti fino alla fine mantenendo un certo ritmo e una certa piacevolezza. Quindi io vi suggerisco assolutamente di leggere L'inganno dell'Ippocassano di Mariano Sabatini. Tra l'altro, a meno di un mese, la bellissima notizia è che è andato in ristampa. Tra l'altro, vi affezionerete moltissimo a Leonardo Malinverno, questo sciupa femmine che assomiglia un po' a Maigret, soltanto per quanto riguarda soltanto dal punto di vista culinario, nel senso che lui ama moltissimo mangiare e cucinare, ma per il resto è un personaggio, un giornalista investigatore che assomiglia soltanto a se stesso e a cui vi affezionerete anche perché è molto bello. Io non l'ho visto, ovviamente, però me lo immagino, no? Perché Mariano Sabatini descrive benissimo personaggi, luoghi e situazioni. E quindi L'inganno dell'Ippocastano, Mariano Sabatini, Salani editore. Correte in libreria perché sono sicura che se voi affezionerete molto a Malinverno vi accontenterà con un'ulteriore avventura prossima. Non dico niente di più, bocca cucita, ci vediamo presto, come sempre buona lettura e buon divertimento. Bella raga!